Logos Web Radio. Ciao a tutti, un saluto agli ascoltatori di Radio Blogos. Io sono Lucia Cominoli e questa è la nostra rubrica di informazione teatrale che da oggi in poi cercherà di seguire insieme a voi la nuova programmazione del Teatro Testoni. Programmazione che anche quest'anno vedremo spaziare tra classico e contemporaneo con nomi piuttosto illustri come Lombardi Tiezzi, Henri De Luca, Saviano, Paolo Rossi, César Brie, oltre a un largo spazio riservato come di consueto al Teatro per l'Infanzia, con il progetto L'Alfabeto del Cuore, di cui tuttavia avremo modo di parlare più approfonditamente in seguito. Per cominciare, la stagione di prosa si è invece aperta l'11 novembre con la compagnia Lombardi Tiezzi, che ha portato in scena per la prima volta in Italia Passaggio in India, adattamento della scrittrice indiana Santarama Rao, tratto dall'omonimo romanzo di Foster, un bellissimo testo che vi consigliamo assolutamente di leggere. Il dramma è quello delle vicissitudini di due donne inglesi, giunte in India nel pieno clima coloniale anni 20, con l'intento di comprenderne usi e costumi. L'impresa, che si rivelerà presto fallimentare, culminerà addirittura in un'accusa di stupro ai danni di un medico indiano, il dottor Asif, di cui fino alla fine non ci sarà mai dato scoprire la reale colpevolezza o innocenza. Si tratta di una storia complessa che affronta temi ancora vicini come l'amore, il razzismo, la compressione della diversità, o meglio quella che noi supponiamo come tale. Alla luce di tutto questo abbiamo chiesto a Sandro Lombardi, che oltre ad essere interprete di quest'opera ha curato la drammaturgia, di raccontarci quello che è stato il suo personale viaggio all'interno dello spettacolo. Passaggio in India riprende e rielabora l'adattamento della scrittrice Santarama Rao, tratto dall'omonimo romanzo di Foster, un testo che risale al 1924, sappiamo da lei e da Tiezzi molto amato, su cui in precedenza avete già lavorato realizzando delle letture radiofoniche. Da dove nasce quindi questo connubio, questa vicinanza di visione e soprattutto quali sono attualmente le necessità che vi hanno spinto a tornare a lavorare su questo testo? In tutta la sua opera Foster tocca sempre l'argomento di fondo della difficoltà che hanno gli esseri umani a capirsi l'un l'altro. Queste difficoltà possono rivestirsi di volta in volta di pregiudizi di carattere di classi sociali piuttosto che di nazionalità o religioni diverse e così via, però il conflitto di fondo, quello che appunto mi fa così tanto, ci fa così tanto amare uno scrittore come Foster, che io considero dopo Proust il più grande scrittore del Novecento, uno dei più grandi in assoluto, e Passaggio in India è uno dei romanzi più belli, è proprio questo fatto che Foster non si ferma mai, per quanto sia un attentissimo e criticissimo osservatore di quelle che sono le dinamiche politiche, sociali, di quello che può esserci appunto, che contrappone, non so, la visione del mondo che hanno gli inglesi che arrivano da turisti in Italia piuttosto che in Egitto, piuttosto che in India, però non dimentica mai appunto che c'è sempre un fondo strettamente individuale, può permettere o impedire l'incontro tra due persone, anche se ci si mettono di mezzo appunto fattori politici o sociali o religiosi, eccetera, cioè la generosità umana, insomma, ecco, quando una delle battute finali di questo spettacolo appunto dice com'è che stiamo diventando sempre meno generosi verso gli altri, ecco, è un po' questa sua capacità di essere politico, ma nello stesso tempo politico in senso proprio alto, insomma, nel senso come si intendeva la politica, come la poteva intendere Platone o Aristofane, cioè l'arte di rendere felici gli uomini. Ci vuole una collaborazione del singolo, essere individuale, ecco, non si può ridurre tutto esclusivamente a dei fattori sociali, politici ed economici, come succede per esempio nel teatro di Brecht spesso. Dal punto di vista drammaturgico, questo testo è un testo ricco di sfaccettature, pieno di ombre, di ambiguità, in cui è molto difficile spesso collocare i singoli personaggi su una soglia netta di bene e di male. Sì, è quella la grandezza secondo me di Foster. Il personaggio di Foster non è uno scrittore manicheo, non ci sono dei personaggi che incarnano il bene e dei personaggi che incarnano il male. In ciascuno è presente una certa dose di bene e una certa dose di male. In ciascuno è presente una buona volontà, però può essere presente anche un pensiero così
negativo o un atteggiamento, insomma, faccio per esempio un esempio molto molto banale, ma molto semplice, insomma, quando Mr. Fielding, che è uno dei, tra gli inglesi, uno dei personaggi più aperti, più disposti, più disponibili nei confronti degli indiani, eccetera, quando alla fine si presenta l'avvocato Abdulla per dirgli su venga alla festa, gli si rivolge in maniera chiaramente da inglese a indiano, gli si rivolge in maniera, tra virgolette, quasi razzista, cioè la sua cosa vuole, lo stai qui a questo è un momento importante. Quindi è proprio questo, ecco, insomma, che uno dei motivi di attrazione per uno scrittore, per un testo come questo, il fatto che appunto ci sia un mistero e che ogni personaggio abbia in sé un mistero. Poi non a caso la genialità di Forster è che a far accadere il pasticcio, il fatto, io lo chiamo pasticcio perché così lo definisce Forster, in realtà è un fatto proprio abbastanza tragico, insomma, questo mistero che accade nelle grotte, insomma, l'avrà violentata, avrà cercato di violentarla o no il dottor Aziz, ce lo chiederemo sempre. Forster stesso in un'intervista che rilasciò una decina di anni prima di morire, gli chiesero, ma cos'è, ci dica cos'è davvero successo in quelle grotte, e lui dice, ma io non lo so, io non c'ero, io non lo so. Comunque dicevo appunto, il fatto che a far succedere il pasticcio più grosso sono sostanzialmente i due personaggi più ben disposti nei confronti dell'altro. Adela, da un lato, Adela Miss Quested, che arriva dall'Inghilterra con le migliori intenzioni, che vuole fare del bene all'India, che vuole conoscere l'India, vuole conoscere gli indiani, e dall'altro il dottor Aziz, che quando nella prima scena Mr. Fielding gli dice, ma insomma io non ho mai sentito di grandi amicizie sbocciate tra indiani e inglesi, lui invece parola, l'amicizia è possibile, e poi alla fine amaramente dirà, no, noi non potremmo essere amici, sarà Fielding invece a dire l'ultima parola, a dire, beh, forse potremmo essere amici quando le cose cambieranno, quando non ci sarà più il dominio coloniale impreso. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei è possibile leggere nell'atteggiamento di Adela un desiderio a tratti egoistico, teso ovvero come una riscoperta di sé, una tensione individuale, più che un reale interessamento nei confronti dell'altro? No, non direi, Adela non si rende conto. Adela è una giovane ragazza che arriva in Inghilterra, in India, piena di aspettative, piena di curiosità, con dei preconcetti anche, perché sono preconcetti anche quelli positivi. Lei arriva col preconcetto che troverà un'India tutta di persone buone, di persone con cui fare amicizia, di persone con cui potersi intendere, eccetera, eccetera. Arriva però con un suo problema personale, un suo problema irrisolto, il problema per esempio che lei arriva per sposare questo Mr. Islop e in fondo non lo ama, non ne è innamorata, quello è il suo problema. Quello è il suo problema, quindi quando si ritrova da sola, alle grotte, con un giovane, attraente, simpatico, medico, indiano, musulmano, si mette a fargli dei discorsi che sarebbe stato meglio non fare, una donna europea che negli anni 20 si mette a parlare di matrimonio, si mette a chiedere com'era la moglie, era stato un matrimonio felice, insomma fa delle gaffe colossali e crea questo clima che poi alla fine è colto meravigliosamente dal giudice Das indiano, dice voleva dire che parlando di quegli argomenti si era creato un clima di intimità, sì, si era creato un clima di intimità e questo clima di intimità può avere per esempio o spinto il dottore a fare delle avance o anche solo a pensarlo, probabilmente secondo me non è successo niente, il dottore non ha fatto niente, non ha tentato di violentarla, però una mezza idea forse lei gliel'ha fatta passare per la testa. E dal punto di vista registico invece come avete lavorato con Tiezzi sulla messa in scena? Ci sono delle affinità con gli spunti che avete riconosciuto nelle precedenti letture? È stata fatta autonomamente con un'intenzione di dare allo spettacolo un taglio estremamente contemporaneo, di presentare un'India niente affatto esotica, ma infatti sono pochissimi gli elementi strettamente indiani, certo, quindi giusto indispensabili, però puntare non sull'esotismo ma sulla realtà di un'India con i suoi problemi quotidiani, i suoi problemi concreti di tutti i giorni, che viene a
accentuata per esempio dal filmato che viene mandato sullo sfondo, che è la ripresa a camera fissa di una strada, di una piazza di Calcutta, a sottolineare appunto che i problemi, anche se quelli erano del 24, e quindi era il problema quello, persistono sotto altre forme, sotto altre, insomma, la battuta di Fielding finale, che quando dice ma perché dobbiamo dipendere da tali cose, questioni di razze, governi, religioni. In realtà tutti noi oggi dipendiamo da questa questione, tutti noi dipendiamo da questioni di differenze di religioni, di razze, di cui non è cambiato molto. Quanto riguarda invece la danza finale? Sì, la danza finale, la danza finale chiaramente si riferisce a uno dei classici, tu sai che insomma appunto l'India è il massimo produttore cinematografico del mondo, adesso si parla addirittura di Bollywood per definire la scuola cinematografica che ha sede a Bombay, che ora si chiama poi Mumbai, ma insomma per gli inglesi era stata occidentalizzata in Bombay. Adesso è un cinema commerciale, estremamente commerciale, è una nota che nella sua allegrezza in realtà ha un risvolto amaro, è come dire, beh, oggi una storia di questo tipo potrebbe essere anche presa a spunto per un film di Bollywood, per un film che abolisce i problemi, crea sempre dei lieti fine, in cui tutto va sempre a finire bene, in cui tutti sono contenti, tutti sono in pace. Insomma, il cinema indiano, il cinema di Hollywood è veramente uno dei più falsi del mondo, non rispecchia la realtà in cui gli indiani vivono tutti i giorni. Insomma, li fa forse indispensabili per una condizione di vita così difficile. Con questo spettacolo, infatti, voi avete voluto anche tornare, come si diceva prima, a quelle che sono le radici politiche del teatro. Pensate dunque che oggi per il teatro contemporaneo esista ancora questa possibilità? Sì, certo, altrimenti non lo faremo. È uno dei pochi luoghi, per quanto minoritari, in cui si possa parlare direttamente qui e ora da essere umano a essere umano, si possano toccare dei temi e dei problemi che possono fare riflettere tutti. Quindi sì, ci crediamo, certo, teatro politico, penso come appunto dicevo prima, cioè politica tra virgolette, insomma, anche il teatro politico degli anni 60-70 che era di propaganda, che era di scelta di campo, no, la politica è il rendersi conto che spesso le scelte individuali sono dettate da condizioni esterne, sociali, economiche, eccetera, però la politicità di un testo, di uno spettacolo è anche legata al fatto che ci si può rendere conto del contrario, no? Che insomma anche certi condizionamenti a volte avvengono perché nell'intimo di ciascuno di noi non avviene quella spinta di generosità o quella spinta di uscire all'esterno e cercare di capire l'altro che porterebbe a essere tutti molto diversi. Siamo veramente convinti noi che avremmo agito in maniera diversa dagli inglesi nei confronti degli indiani in quelle condizioni? Io tante volte mi dico, beh, in fondo ho avuto fortuna a non essere nato in Germania sotto il nazismo, perché avrei avuto la forza di oppormi. Con questi importanti interrogativi che ci ha lasciato Sandro Lombardi, chiudiamo per oggi la nostra rubrica. Se vi siete incuriositi e volete maggiori dettagli, vi esortiamo a visitare il nostro sito www.ilblogos.it. Per il momento è tutto, un arrivederci da Lucia Cominoli e dalla redazione di Blogos. Blogos Web Radio.